Domani e domenica si rinnova l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di punta del Fondo per l'Ambiente Italiano offrirà l'opportunità, a partire dalle ore 10, di scoprire e riscoprire insieme ai volontari della Fondazione Tesori di Storia, Arte e Natura. In provincia di Avellino i riflettori sono accesi su due comuni, Gesualdo e Fontana Rosa. L'itinerario al Borgo di Gesualdo, che sorge a ridosso della dorsale fra le valli del Calore e dell'Ufita, regalerà ai visitatori un percorso da restare incantati non solo per la storia che ha caratterizzato lo sviluppo del borgo, dagli aneddoti sulla figura del principe Gesualdo al castello di Gesualdo, ma anche per il palazzo Pisapia Mattioli, la chiesa di San Nicola, la fontana e il cappellone di Gesualdo e la fontana dei Putti. Ad accompagnare i visitatori, gli apprendisti ciceroni del liceo statale Publio Virgilio Marone di Avellino e dell'istituto superiore Eclanum di Mirabella Eclano. L'itinerario di Fontana Rosa darà invece la possibilità ai visitatori di potersi perdere nelle caratteristiche stradine del piccolo borgo, ammirare gli splendidi portali in pietra e apprezzarne l'antica e radicata tradizione, ma non solo. Si avrà la possibilità di conoscere la spiritualità del luogo attraverso la visita delle chiese, partendo dalla chiesa della Confraternita Maria Santissima Immacolata Concessione, passando per la particolarissima Scala Santa. Non mancherà anche l'antica tradizione della tirata del carro raccontato nel Museo delle 3P. Il santuario Maria Santissima della Misericordia, la chiesa di Sant'Antonio e la chiesa di San Nicola. Le visite sono a cura degli apprendisti ciceroni del liceo statale Vittorio De Capraris di Atripalda.